Allora, io non entrerò nel merito delle questioni giuridiche che ha affrontato Marina Caporale perché non è il mio ruolo. Sono qui soltanto per, diciamo, modestamente raccontare un'esperienza unica, che però è attinente con queste problematiche, che riguarda un fatto, un versamento, diciamo, di carattere straordinario che si è verificato all'Archivio Centrale dello Stato in seguito a una decisione politica, cioè alla cosiddetta direttiva Renzi. Intanto volevo premettere che le cose di cui parlerò e che riguardano questa documentazione non hanno nulla a che fare con il segreto di Stato, che appunto è solo quello che si oppone alla magistratura, riguardano semmai delle categorie di documentazione che, da quello che diceva la professoressa Caporale, mi sembrerebbero più classificabili o comunque individuabili come informazioni non classificate controllate, quelle che ci troviamo a gestire, oppure informazioni di cui è vietata la divulgazione. Allora, questa è la direttiva Renzi, l'ho portata qui perché magari non tutti la conoscono. È un provvedimento con cui il Presidente del Consiglio, in analogia con un'iniziativa presa anni addietro relativamente al rapimento e all'uccisione di Aldo Moro, ha disposto la declassifica, anzi il versamento anticipato agli istituti di conservazione storica della documentazione che riguarda in particolare 9 episodi stragistici in Italia, anzi 8 stragi e un disastro aereo, cioè quello di Ustica. Si tratta quindi di un versamento straordinario. I destinatari di questo versamento sono, premetto, di tutte le amministrazioni, compresi i sistemi di sicurezza della Repubblica. Allora, il versamento è straordinario per vari motivi, intanto perché è tematico. Cioè, è stata versata questa documentazione a tema. La direttiva dice esplicitamente gravissime vicende avvenute da un trentennio. La prima nel 69, la strage di Piazza Fontana, l'ultima nell'84 per Italicus. E già questo pone degli evidenti problemi rispetto a quelle che saranno le questioni di consultabilità, perché non sono vicende esaurite da un trentennio, ma è documentazione prodotta dopo il 1984 e arriva, diciamo, teoricamente anche al 2015, cioè all'anno scorso. È un versamento anticipato, cioè normalmente, come è stato detto ovviamente stamattina, la documentazione arriva in archivio 30 anni dall'esaurimento dell'affare. E sono stati inclusi nell'obbligo di questo versamento anche quelle amministrazioni che hanno, diciamo, il diritto di avere un proprio archivio storico, e cioè soprattutto mi riferisco al comparto della difesa e all'arma dei carabinieri, e che hanno infatti versato la loro documentazione. Soltanto per il Ministero degli Affari Esteri c'è stata un'eccezione perché, diciamo, la grande diplomatica ha fatto un'osservazione giusta, a mio avviso, cioè ha ritenuto di non dover estrapolare la documentazione cartacea dalle proprie sedi archivistiche e ci ha versato soltanto le copie. Poi sulla modalità di come sono state prodotte queste copie, organizzate e consegnate a noi, poi dopo si può discutere. Ma diciamo, la vera novità, che è quella che ha fatto grande clamore nell'opinione pubblica, è stata l'ultima, cioè che la direttiva era orientata alle agenzie di sicurezza, cioè a quell'insieme di agenzie che costituiscono il sistema di informazioni per la sicurezza della Repubblica. Mentre nel caso di tutte le amministrazioni la direttiva si è limitata a dare un ordine, perché come diceva prima la professoressa Caporale, l'autorità principale in materia di classifica e declassifica è il Presidente del Consiglio. Quindi il Presidente del Consiglio ha disposto con la direttiva che si desse in avvio alle operazioni di declassifica.
In questo modo è stata interpretata la direttiva da tutto il comparto difesa, compresi i carabinieri, cioè come un ordine da eseguire. Per il comparto invece sicurezza, la stessa direttiva poneva diciamo delle cautele, cioè riteneva che dovesse essere istituita una commissione di alto profilo e la commissione avrebbe dovuto individuare i criteri per tutelare informazioni sotto il profilo della sicurezza delle persone, della riservatezza di terzi e delle relazioni internazionali. Poi, questa commissione di alto profilo in realtà a cui doveva partecipare anche l'amministrazione archivistica si è riunita una volta sola, però diciamo è stata occasione per il sistema di sicurezza di poter dire di aver condiviso l'operazione con il Ministero dei Beni Culturali. I risultati di questa operazione sono stati apprezzabili. Intanto è stata versata per la prima volta documentazione organica da parte dei servizi di sicurezza e diciamo in coincidenza con la direttiva Renzi si è, tutti abbiamo potuto verificare un grande sforzo di comunicazione da parte del sistema di sicurezza che ha allestito ha preparato, ha predisposto un sito web che è fatto molto bene e ho preso qui due citazioni dal sito web che sono una soddisfazione per gli archivisti perché sono affermazioni che sono sempre che sono state affermate diciamo per legge ma diciamo scarsamente praticate. La prima è che la documentazione dei servizi fa parte del patrimonio a valenza culturale, cioè fa parte del patrimonio culturale nazionale. E la seconda era una cosa a cui aveva fatto, mi pare, riferimento l'allora presidente del COPASIR D'Alema al convegno che si tenne a Bologna qualche anno fa, e cioè che gli archivi storici che la legge sul segreto istituiva presso il DIS non erano in realtà archivi storici equivalenti a quelli dei carabinieri, della Presidenza della Repubblica o degli Stati Maggiori degli Eserciti, cioè istituti di conservazione, ma erano archivi da intendere come archivi di deposito, cioè di fatto un luogo di transizione in attesa del versamento all'archivio centrale dello Stato, cioè esattamente quello che era stato dichiarato ma che non era stato mai possibile verificare perché, come sapete, il regolamento diciamo attuativo che riguarda le modalità di tenuta degli archivi e del passaggio all'archivio centrale dello Stato è stato pubblicato per comunicato ma il testo è classificato. L'altro fatto positivo è che sono disponibili in un'unica fonte, in un'unica sede, fonti che sono state nel passato considerate molto scarsamente accessibili, come l'archivio dei carabinieri, che è stato definito qualche volta archivio fantasma. E riagganciandomi a quello che diceva poco prima dottor Carassi, è stata, come dire, assicurata anche con molto anticipo la conservazione di fonti a rischio, nel senso a rischio di distruzione, di fonti fuori controllo, cioè sulle quali l'amministrazione archivistica non ha alcuna possibilità di vigilanza. E questo mi dà la possibilità di comunicare la prima criticità di questa operazione, che è legata alle procedure proprio con le quali sono avvenuti questi versamenti, procedure assolutamente inedite. Premesso che diciamo sulla documentazione declassificata ha potere diciamo soltanto l'Ufficio Centrale per la Segretezza e premesso che, come diceva prima la dottoressa Caporali, soltanto le persone che hanno in una OSA di sicurezza possono accedere alla documentazione classificata, è chiaro che sugli archivi del sistema di sicurezza non esiste una commissione di sorveglianza al momento, potrebbe esistere solo se ci fosse un archivista, come del resto accade in altri paesi europei, che dotato di questo NOS, nulla osta di sicurezza. Quindi non c'è. E non ci sono commissioni di sorveglianza neanche sulle altre amministrazioni che hanno versato
diciamo, massicciamente la loro documentazione, cioè il comparto difesa in termini di stati maggiori o l'arma dei carabinieri. Per cui le commissioni di sorveglianza in questa circostanza si sono rivelate come quegli istituti fragili che tutti noi da molto tempo dichiariamo, riconosciamo che siano, cioè sono strutture di tipo più che altro collaborativo, nelle quali è difficile che l'archivista riesca a svolgere una funzione ispettiva, non di controllo, diciamo, ma diciamo, di ispettiva, garanzia della conservazione delle fonti per la futura ricerca storica. Solo per l'inizio, come dicevo prima, è stata istituita questa commissione di alto profilo che ha stabilito i criteri e le modalità con cui sarebbe avvenuto il versamento. Da più parti io mi sono sentita dire da un colonnello dei carabinieri che per l'amministrazione archivistica è stata questa un'occasione mancata, cioè è mancata l'autorevolezza dell'amministrazione archivistica nel dire se non siamo in grado di valutare il valore storico della documentazione che arriva, non l'accettiamo. Ecco, l'Archivio Centrale dello Stato è stato messo in una condizione in cui non ha potuto rifiutare, solo in un caso io sono riuscita a rifiutare un versamento, perché era un versamento proposto dalla direzione Dipartimento per le politiche del personale al Ministero dell'Interno, che voleva versare le copie delle sentenze dei processi che aveva ricevuto per conoscenza. Siccome riguardavano le stragi, voleva versarcene una copia. Allora, diciamo, in quel caso era evidente, diciamo, che era documentazione di nessunissimo interesse ed è, diciamo, è anche legato al fatto che su quell'ufficio esisteva una commissione di sorveglianza e si è potuto stabilire un colloquio con il responsabile. Diversamente, ci siamo trovati nella condizione di dover discutere, per esempio, anche con la Guardia di Finanza, che voleva versare tre documenti. Un'altra criticità, scusate, ma queste cose sono tecniche, io lo capisco, non hanno a che fare col segreto, ma interessano molto gli archivisti. L'altra criticità di questa operazione è stato il fatto che si è trattato di un versamento tematico, cioè solo la documentazione riguardante le stragi che erano state indicate dalla direttiva, che è stata documentazione estrapolata dagli archivi. Per cui, per esempio, appunto nella direzione centrale della... Parlo di questi uffici perché sono uffici di cui conosco la struttura, perché esistono commissioni di sorveglianza. Sulle carte degli stati maggiori o dei carabinieri ho più difficoltà a capire il grado di estrapolazione dal complesso dell'archivio perché non se ne conosce, diciamo, l'organizzazione complessiva. L'unica eccezione a questo processo di estrapolazione che ha raggiunto in alcuni casi veramente, soprattutto nel gabinetto del Ministero della Difesa, più che negli stati maggiori, ha raggiunto grottesco, per cui peraltro sono stati i primi versamenti e ci sono state delle polemiche addirittura sulla stampa, perché versare una lettera di trasmissione priva dell'allegato che trasmette, evidentemente un insulto, diciamo, all'intelligenza, non dico degli archivisti, ma proprio anche degli utenti che vengono a consultare la documentazione, pure è accaduto. Brilla in questo atteggiamento generale invece proprio il comportamento delle agenzie di sicurezza, cioè il DIS, l'AISE, sicurezza esterna e sicurezza interna, coordinati dal DIS, che hanno messo a punto quello che è stato definito il modello DIS, che più che essere il modello DIS è il modello archivistico, che mentre in occasione della precedente direttiva appunto avevano versato singoli fascicoli, in questa occasione hanno versato intere serie di fascicoli, per cui intere serie di fascicoli relativi ad attentati, tra cui troviamo non soltanto le stragi, ma anche appunto una sequela di rapimenti, uccisioni di magistrati, insomma una documentazione un po' più articolata e di contesto rispetto a quello che accadeva in
quegli anni, che ti permette anche di inquadrare storicamente le vicende che la direttiva, diciamo, indicava. Per cui un effetto negativo della direttiva Renzi per noi archivisti è stato questo smembramento di archivi. E paradossalmente, a fronte, diciamo, di lacune invece vistosissime rispetto alla documentazione che sarebbe necessario studiare per ricostruire quelle vicende, delle quali gli archivisti sono a conoscenza, ma evidentemente le amministrazioni versanti no, e mi riferisco qui soprattutto a un intero archivio che riguarda gli anni di piombo cosiddetto, che fu rinvenuto su un deposito della polizia, la circonvallazione Appia, che è stato sequestrato dalla magistratura sia di Roma che di Milano, ampiamente esaminato dalla professoressa Carucci per il giudice Salvi, che, diciamo, sarebbe, come dire, di fondamentale interesse per gli storici ai fini della ricostruzione di queste vicende, che non è stato proprio segnalato dagli uffici che hanno versato, tantomeno individuato come oggetto di un futuro versamento. A questo proposito, una cosa importante da dire è che gli interlocutori nostri, cioè dell'archivio centrale, sono state sempre solo le segreterie principali di sicurezza. Cioè l'aver enfatizzato questo aspetto della declassifica, un po' sui media, un po' politicamente da parte del governo, ha proprio distorto un'operazione che poteva essere effettivamente foriera di buone cose, diciamo, per vari motivi, e ha concentrato l'attenzione sulla classifica e sulla declassifica, fuorviando proprio l'attività di uffici come le segreterie principali di sicurezza, che hanno una concezione atomistica dei documenti. Cioè le segreterie principali di sicurezza hanno e detengono solo i documenti classificati, e che rispetto, cioè non detengono, individuano e gestiscono documenti classificati che sono una parte di un contesto documentario che, come dire, per noi archivisti illumina. E quindi questo è stato la penultima criticità è stata il fatto che un versamento così anticipato, peraltro su questioni che hanno dato luogo a una vicenda giudiziaria molto complessa e tormentata, ha fatto sì che su queste carte fossero oggetto di continue riaggregazioni in base alle richieste che venivano legittimamente fatte dai magistrati. Ora, quando un magistrato indaga, è evidente che lavora a tutto campo, segue dei percorsi, dei suggerimenti che magari non conducono a nessun fine, e quindi, diciamo, queste le richieste, le legittime richieste della magistratura di copia, acquisizione in copia, ma talvolta di sequestro vero e proprio, hanno proprio contribuito, diciamo, a creare disordine negli archivi e qualche volta anche lo smembramento di archivi. Dico disordine perché sono talmente tante le richieste che si sono succedute negli anni, vari gradi processi di appello, che sarebbe stato necessario un archivista vero per evitare che fatta la fotocopia di un fascicolo non ne venisse scompaginato l'ordine, oppure un documento spillato mettendo la prima pagina in mezzo in ordine scomposto. Ecco, quest'ordine e questa attenzione alla tenuta della documentazione che veniva fornita alla magistratura non c'è stato, per cui la situazione che è arrivata a noi è una situazione molto complicata. L'aspetto più importante, qui veniamo al tema della giornata, è quello della consultabilità di questa documentazione che ci è arrivata. Vi dicevo prima,
ci sono state interpretazioni diverse sulle operazioni di declassifica. Alcuni uffici hanno declassificato d'emblée, altri invece hanno ritenuto di dover esaminare i documenti ad uno, sono stati esaminati tutti i documenti, numerati i documenti, e devo dire che, avendo seguito questa operazione un po' da vicino, ho potuto verificare come le amministrazioni fossero nel panico per poter adempiere a questi versamenti, cioè è stato uno sforzo organizzativo notevole che ha prodotto poi dei risultati in qualche caso devastanti, e anche uno sforzo notevole anche perché noi abbiamo ricevuto documentazione che è precedente a queste, alle normative, ovviamente. Quindi si riferiscono a un periodo in cui riservato era pressoché tutto, cioè tutto quello che si produceva in alcuni uffici, per esempio nel Ministero dell'Interno, era considerato riservato, e comunque, anche se non tutto era riservato, c'era un'interpretazione molto estensiva, diciamo, del concetto di riservato, di cui vi ho portato un esempio. Allora, questo è un documento, non riesco a vedere bene il suo documento, si legge? Era la qualità, come posso fare per farlo vedere meglio? Allora, questo è un documento declassificato, nel senso che aveva una classifica, era... dovrebbe fare quello l'immagine, sì, perché non si impaura. Scusa, facciamo tutto schermo, aspetta. Vabbè, comunque, questo è un documento, no, forse adesso parte, della questione di Catanzaro, che fa riferimento, che scrive, ecco, questo? Ecco, ok. La riduco un po' così si vede tutto. Ok. Allora, questa è praticamente il numeratore apposto dall'ufficio. No? Questo, ai fini della declassifica, questo documento è stato esaminato, preso in considerazione. Questo è il timbro dell'avvenuta declassifica, è stato effettivamente, era richiesto che fosse declassificato, era declassificato e era classificato, a parte il timbro, ma questo è quello che ci dice che era classificato, cioè che era preso in carico. Questi sono i dati relativi alla classificazione del documento. Questo era stato preso in carico dalla segreteria di sicurezza della direzione centrale della polizia di prevenzione. Adesso, questa è una lettera di trasmissione, ma la lettera di trasmissione, adesso c'è anche il documento, scusa, con gli aiuti, con lo stesso sistema facciamo vedere il documento che... Che cosa è stato classificato? No, c'è. Comunque ve lo anticipo, sono i complimenti dei magistrati alla questura di Catanzaro per come erano stati, per la sollecitudine e per l'ordine con cui erano stati all'epoca consegnati alla magistratura i documenti richiesti. Cioè, questo era un documento che semmai al contrario doveva richiedere, no, il massimo della pubblicità a garanzia dell'operato. Vabbè, credetemi. No, chiudiamolo. È così. È così, cioè è un documento che, diciamo... No, sento malissimo, non so perché si vede così male. Sì. Diciamo, quindi il lavoro di declassifica è stato così lungo e laborioso per le amministrazioni perché c'era a monte un grado, un livello di confusione
sulle classifiche, su come erano state apposte, dove erano state apposte, che ha richiesto, diciamo, oggi in occasione del versamento, lo sforzo di 4-5 persone che hanno lavorato per mesi per esaminare a uno i documenti prima che fossero versati. Ma questo dovunque, diciamo, anche nell'ambito Arma dei Carabinieri sono stati esaminati uno per uno. E credo che è la prima volta nella storia che all'Archivio Centrale dello Stato siano arrivati degli elenchi di versamento così dettagliati. Troppo dettagliati, perché con la preoccupazione di individuare i documenti classificati o non, è sfuggito agli operatori l'elemento fondamentale, cioè di dirci quei documenti in quale fascicolo stavano. Per cui noi abbiamo un elenco di 15.000 documenti che non hanno nessuna possibilità evidente di aggregazione tra di loro, perché ovviamente ce n'erano 100 in un fascicolo, 50 in un altro fascicolo. Per cui diciamo adesso all'Archivio Centrale dello Stato il lavoro che si sta facendo è quello di ricondurre questi documenti, questa marea di documenti a una possibilità di aggregazione tematica che non so se era quella originaria, ma che comunque è quella che bisognerà in qualche modo dare. Qual è il regime di consultabilità su questi documenti? Tutti i documenti che sono stati versati, anche se molto recenti, sono stati valutati e quindi nel caso declassificati. C'è stato solo un caso in cui si sono sbagliati, hanno versato un documento, si sono sbagliati a versare un documento che in realtà non doveva essere declassificato, se lo sono ripreso, poi vi farò vedere con quale argomentazione. Chissà, non si sa perché questi documenti poi adesso sono in consultazione. Noi li abbiamo messi in consultazione in sala studio. Tutti quelli che sono digitalizzati sono in consultazione, loro ci hanno, adesso spiegherò quali condizioni ci hanno posto. Allora, i documenti sono declassificati, però la regola generale, quindi non rientrano in nessuna delle classifiche di cui si parlava prima, se è riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo, però possono, anzi contengono, delle informazioni meritevoli di tutela sicuramente sotto il profilo della privacy, perché si tratta prevalentemente di indagini giudiziarie e quindi, come è evidente, nel corso delle indagini giudiziarie ci sono accertamenti su persone, intercettazioni telefoniche, cioè sicuramente richiedono una tutela da questo punto di vista, ma soprattutto, e questo lo hanno dichiarato le amministrazioni versanti, richiedono tutela sotto il profilo della sicurezza delle persone, della riservatezza di terzi e delle relazioni internazionali. Cioè questi non sono elementi, chiedo, cioè non sono elementi di classificazione. Cioè in realtà è come se loro ci avessero versato dei documenti che sono ancora classificati ma senza dirlo. Comunque, le esigenze di tutela di queste istanze, di questo doppio livello, diciamo, di tutela, sono state rappresentate dalle amministrazioni nel verbale di versamento, che in questa occasione, per la prima volta, è un verbale appunto che pone delle condizioni alla consultabilità, diversamente dai verbali che normalmente si fanno, quindi noi versiamo 40, 500, 50 faldoni, eccetera. Faccio riferimento soprattutto ai verbali di versamento del DIS, ovviamente, perché sono quelli che, a cui poi si sono ispirati tutti. Allora, alcuni documenti, questo cioè, citato proprio dal verbale, alcuni documenti non sono liberamente consultabili ai sensi dell'articolo 122,1 del Codice dei Beni Culturali, perché sono relativi alla politica estera o interna dello Stato. Oppure sono perché si assicura la sicurezza delle persone, la riservatezza di terzi e relazioni internazionali, cioè in pratica informatori, agenti stranieri, relazioni con servizi stranieri esteri. Per questi motivi, cioè per il fatto che sono alcuni documenti contengono queste informazioni, sono state consegnate le copie digitali e nelle copie digitali sono obliterati
i dati informativi per i quali perduri la necessità di tutela. I documenti cartacei corrispondenti sono stati versati in busta chiusa. Già questo penso che la professoressa Carucci, non so, non rientra nella mia esperienza, non so se nella sua, che siano stati versati documenti cartacei in busta chiusa. E questi documenti cartacei in busta chiusa alla fine di tutte queste operazioni saranno equivalenti a 80-90 lignari. Questo pone a posto evidentemente all'archivio centrale dello Stato anche degli ovvi, degli evidenti problemi, diciamo, in merito alla custodia. Infatti, sempre nel verbale di versamento sono state richieste misure adatte a garantire la sicurezza fisica dei documenti, cioè l'integrità della documentazione e il rispetto dei termini di consultabilità stabiliti per i documenti a cui si faceva riferimento, che sono i 50 anni, cioè contestualmente al versamento della documentazione cartacea. È stata, devo dire, correttamente consegnata una tabella in cui per ciascun documento sul quale esiste, diciamo così, un vincolo, è indicata la scadenza di questo vincolo, cioè il momento in cui diventerà consultabile. Sono 50 anni, 50 anni a partire dal 69 o dal 2000 o dal 2014, quindi si va molto in là. La cosa importante, malgrado la dichiarazione fatta che il regime di consultazione rispetta il codice dei beni culturali, è che non c'è possibilità di richiedere la consultazione anticipata alla commissione di cui si parlava stamattina, quella istituita presso il Ministero dell'Interno, che normalmente invece concede il progetto di ricerca, non che si diceva stamattina, concede questa autorizzazione. È prevista solo una richiesta di accesso ai documenti ai sensi della 241, sulla quale deciderà il BIS. Ai sensi di quale articolo? Io mi chiedo, ai sensi dell'articolo 19 del DPCM, cioè se deciderà il BIS ai sensi dell'articolo del regolamento, siamo di nuovo, ricadiamo un'altra volta nella possibilità di prolungare, diciamo, anche dal punto di vista di accesso ai documenti, di prolungare la riservatezza, perché si tratta di informazioni che riguardano la sicurezza dello Stato, eccetera, eccetera. Mentre, diciamo, le richieste provenienti dall'autorità giudiziaria o dal garante della protezione dei dati personali sono ovviamente soddisfatte. Che cosa dice questo articolo 19,5, che ai fini dell'attuazione di quanto disposto, eccetera, il DIS in pratica su questi documenti, che è considerato l'originatore, può in via alternativa o prorogare i termini di efficacia del vincolo, oppure richiedere la proroga oltre i 15 anni al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 42,6 della legge, oppure dichiarare il caso migliore dell'avvenuta di classifica per il ricorso dei termini. Questo è importante, ovvero richiedere la proroga oltre i 15 anni al Presidente del Consiglio. E qui c'è un esempio. Questo è un esempio di atto che è stato versato, ma il cui contenuto, come questo l'ha scritto il soggetto versante, il cui contenuto attiene a documenti per i quali per i quali l'autorità delegata per la sicurezza ha prorogato a tempo indeterminato la classifica di segretezza riservato, avendo ritenuto ancora attuale l'esigenza di tutelare, eccetera, eccetera. Cioè questa cioè questo ricorso, diciamo, al Presidente del Consiglio come autorità che può prorogare a tempo indeterminato, vanifica di fatto quello di cui si è parlato sin qui, cioè della classifica automatica, soprattutto per i documenti classificati dopo, che hanno un massimo, se non ho capito, 15 anni,
questo stiamo dicendo, stiamo parlando di un documento che non è classificato, cioè c'è stato. Appunto, questo era stato versato, quindi era stato declassificato. Come è stato possibile? È stato possibile per il commissario, ed è un documento del 79. È stata possibile questa motivazione perché il combinato disposto, come si dice, nell'articolo 3,1 della legge, che è quella che dà la possibilità al Presidente del Consiglio di delegare all'autorità delegata, cioè a Minniti, e del comma 6, che dice la declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica. O nel caso di proroga oltre il termine di 15 anni al Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'autorità delegata. Ecco, quello diciamo cioè, che sia possibile farlo, evidentemente è possibile farlo. Quello su cui gli archivisti forse, ma anche la società civile può insistere, è sulla necessità di su questo provvedimento motivato. Ecco, il provvedimento, io non ho mai visto un provvedimento motivato, però non ho mai avuto esperienza di documentazione classificata. La motivazione del provvedimento, ecco, diventa insignificante se è così generica, cioè si tende a dare come motivazione sempre la sicurezza dello Stato, però i contenuti diciamo, di questa sicurezza andrebbero dichiarati. Per tutte le altre amministrazioni, no, finito proprio. Per tutte le altre amministrazioni la cosa è stata, nel versamento della documentazione si è fatto riferimento invece al divieto di divulgazione, al di fuori dei soggetti legittimati ad averne conoscenza, che per me è una classifica, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 262 del codice penale. L'articolo 262 era quello che proibiva anche con la pena di morte la diffusione all'epoca, non adesso, proibiva diciamo, comunque penalmente, come diceva prima la professoressa, la divulgazione di informazioni che non devono essere divulgate. E anche in questi casi, questi documenti sono stati versati in busta chiusa sigillata, per la cui consultabilità si fa rinvio alla normativa del codice, ma anche qui senza possibilità di ottenere un'autorizzazione anticipata, come invece il codice prevede. La copia originale, quindi, resta non ostensibile, viene consegnata in busta chiusa, mentre la sua copia originale formato digitale parzialmente obliterata. Su questa documentazione c'è stata una fortissima pressione mediatica da parte della società civile, ma anche attraverso, diciamo, la pressione della società civile, mi riferisco in particolare alle associazioni e alle vittime e ai familiari, ma anche da parte della comunità scientifica che avrebbe piacere di consultare finalmente documenti che, anche se, diciamo, Gotordi dice che ormai non si troverà più niente negli archivi, neanche rispetto a Moro. E come era anche nello spirito della direttiva, l'amministrazione archivistica, che io parlo per l'archivio centrale, ma dovrebbero esserci stati riversamenti in tutti gli archivi di Stato da parte degli uffici periferici, è impegnata ad agevolare al massimo la consultazione e, sottolineo, lo studio, perché la direttiva Renzi intendeva incoraggiare non solo la ricostruzione storica delle vicende, e quindi rivolgendosi ai professionisti della storia, ma anche semplicemente lo studio, la consultazione. Cioè, in realtà per questo motivo non sarebbe neanche possibile presentare un progetto di ricerca a quella famosa commissione consultiva istituita presso il Ministero dell'Interno, perché, diciamo, nell'intenzione della massima autorità in materia di
classifiche di sicurezza, questa documentazione dovrebbe essere consultabile per tutti. E quindi l'archivio è stato oggetto di pressioni fortissime per ottenere una copia digitale, diciamo, di tutto quello che era stato versato da parte di privati. Se, intendendo per privati, fondamentalmente le associazioni e vittime dei familiari, e devo dire non so come siamo riusciti a resistere a questa cosa, perché veramente c'è documentazione delle quali noi possiamo garantire la tutela, noi che siamo un istituto, noi, amministrazione archivistica, istituto, diciamo, istituzionalmente preposti a garantire la tutela delle informazioni, ma anche il diritto alla consultazione dei cittadini. E per questo motivo si sono, siccome la pressione anche politica a dare soddisfazione alle associazioni vittime familiari è forte, si sono avviate delle procedure, anche in questo caso inedite, che prevedono un intervento della Presidenza del Consiglio specifico per la digitalizzazione di tutti questi materiali e la possibilità quindi di consultarli non presso i privati ma presso gli archivi di Stato che possano richiederli, cioè Brescia, Bologna, Milano, cioè si farà uno sforzo, la Presidenza del Consiglio, perché noi abbiamo le risorse, farà uno sforzo anche economico, diciamo, significativo, perché questa documentazione possa essere effettivamente fruita con tutte le garanzie che offrono gli archivi di Stato, perché quando si entra in un archivio di Stato si sottoscrive la domanda di accesso e quindi, come è stato già detto, ci si impegna all'uso corretto delle informazioni di cui si prende visione, quindi si acquista conoscenza, e sotto la propria responsabilità. Ecco, cedere tutta questa documentazione, che è sicuramente sensibile sotto il profilo della privacy, a soggetti privati, diciamo, che non offrono questa garanzia, era sembrato